anche quest'anno festa della mamma in avvicinamento! Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Ma ciao, primo video dopo l'influenza, come mi trovate? Ci sono, ho vinto, Ombretta 1, virus 0. Anche se durante la partita, ragazzi, vi giuro, ci sono stati attimi in cui ho pensato che il signor virus vincesse, ma no, no, ce l'abbiamo fatta, sempre più grintosi e sempre più presenti sul canale, anche se, ma metto non le mani avanti, le mano, come dice Gianni, le mano avanti, alla Gianni Morandi, anche se, vi avviso, insomma, questa influenza durante le vacanze di Pasqua mi ha un po' distrutto tutta la pianificazione, sia del palinsesto di Arte per te che della mia vita, e quindi oggi il primo lavoretto, anticipiamo un po' i tempi e facciamo il primo lavoretto per la festa della mamma. Questo è un video che ho girato qualche tempo fa, la parte pratica, mentre facevo i lavoretti di Pasqua, perché mi è venuta un'idea, io sono così, certe volte quando mi viene un'idea ho il materiale lì sulla scrivania, faccio tutto tout court, ma oggi ve lo voglio presentare. È un segnalibro, ho pensato, proprio perché mi serviva, perché a me serviva un segnalibro, di crearmelo, e l'ho creato in maniera che fosse a me congeniale, insomma un po' romantico, un po' fresco, un po' country, un po' scanzonato e un po' pieno di amore, insomma un po' la summa di quelle che sono alcune delle mie caratteristiche, ed è uscito fuori un segnalibro davvero davvero carino, fatto con pochi soldi, e vedrete all'opera finalmente la pasta di bicarbonato. E allora spostiamoci sul piano da lavoro e andiamo a vedere questo segnalibro perfetto come regalo per la festa della mamma. Un'idea veloce veloce per la festa della mamma, eccoci subito a crearle il più veloce dei segnalibro. Allora, cosa ci occorre per questo progetto? Un uniposca, questo che ho io è rosso, una formina fatta con DAS, pasta di bicarbonato, pasta di bicarbonato, trovate qui il link per la pasta di bicarbonato, questo è in pasta di bicarbonato ed è fatto con le formine da biscotto a forma di cuore, quelle ad espulsione, e sono tutte ricamate così, è molto molto carino. Adesso, ma voi scegliete la forma che preferite, un paio di forbici belle resistenti, del washi tape, io userò questo rosso a quadretti che ho preso da Tiger, erano questi tre ad un euro quando li ho comprati io, ma in questo caso userò questo rosso. La colla attacca tutto, o block, il suo nome è block in realtà, e poi degli abbassalingua. Ci occorrerà anche una matita. Prendiamo gli abbassalingua e mettiamone uno un po' più avanti a un altro, segnando così la curvetta dell'uno sull'altro. Quindi con delle forbici belle resistenti tagliamo l'eccesso, così, tagliamolo via. Voilà! Ecco fatto. Prendiamo il nostro washi tape, srotoliamone un po' e piazziamolo esattamente al centro della bassa lingua, così, tac, facciamo uscire lo stesso margine da una parte e dall'altra, quindi rifiliamo le punte in maniera tondeggiante, come tondeggiante la bassa lingua. E voilà! Bene, prendiamo il nostro primo abbassalingua e mettiamo un po' di colla nella sua parte sommitale. Prendiamo il nostro secondo abbassalingua e facciamo coincidere le due parti superiori, vedete? In modo che qui rimanga un disavanzo, che uno sia più lungo dell'altro. E pressiamo bene e facciamo asciugare perfettamente. Nel frattempo prendiamo la nostra formina, coloriamone tutto il bordo di rosso. Io ho scelto il cuore, ma per la mamma vanno benissimo anche i fiori, le farfalle, insomma, quello che più desiderate. Per i papà una macchinina, perché questo è un progetto assai versatile, e tingiamo anche, io tingerò anche le palline che insistono sulla decorazione di rosso. Fatto asciugare perfettamente, cosa che non ho fatto io, ci rimane soltanto l'ultimo passaggio, ovvero mettere in sommità il nostro cuoricino. E allora sporchiamo
e poggiamo e facciamo asciugare così. Alla fine, quando il lavoro sarà asciutto, il nostro segnalibro fungerà perfettamente inforcando le pagine da segnare tra l'uno e l'altra bassalingua. Adesso lo faccio asciugare completamente e poi ve lo faccio vedere in azione. E questa è un'idea rapida, ultra rapida e ultra carina da regalare alla nostra mammina per la festa della mamma. Bene, spero che questo progettino semplice semplice e veloce veloce vi piaccia. Io vi lascio le foto e noi ci rivediamo dopo. Segnalibro semplice semplice, poca roba, poco lavoro, ma una delizia. Potete usarlo anche come piccolo cadeau o bomboniera per, ne so, per delle comunioni, per delle cresime, o anche per dei compleanni. Ora si usa accompagnare, si usa lasciare un cadeau, un ricordo agli ospiti anche delle feste di compleanno. Io li vedo bene anche come cadeau di laurea, magari cambiando il soggetto, mettendo un tocco, qualcos'altro, insomma personalizzateli, fateli vostri, ma come pensierino per la festa della mamma, un pensierino low cost, tutto fatto a mano, pensato magari con i colori preferiti della vostra mamma, sarà sicuramente un qualcosa che accompagnerà gradevolmente le letture di chi vogliamo bene, cioè della nostra mammina. In questo caso lui accompagnerà le mie di letture, ma guardandolo io penserò a chi voglio bene, cioè a voi. Siamo 40.000 amici, più di 40.000 oramai, da ieri a oggi qualcuno in più, quindi benvenuti a tutti i nuovi iscritti, grazie per essere approdati su Arte per Te, grazie ai vecchi iscritti, grazie per essere sempre con me da tanto tempo ormai, 4 anni insomma di compagnia continuativa, grazie per spronarmi, spingermi sempre ad andare avanti, per darmi grandi soddisfazioni. Grazie soprattutto per una cosa semplice, per essere nella mia vita ed arricchirla ogni minuto che passa con le vostre parole, con i vostri gesti, con le vostre opere. Grazie di cuore, sono entusiasta di questo traguardo e sapete perché? Perché non me l'ero posto, e quindi non ponendomelo, una volta che sono arrivata ad avere così tante persone che mi seguono, sono rimasta stupefatta, ho detto ma come, ma veramente, sono veramente orgogliosa e felice, orgogliosa perché mi rendo conto che l'arte piace, quindi sono orgogliosa delle persone che mi seguono, perché naturalmente Arte per Te non è un canale facile, non è un canale dove c'è sempre da divertirsi, ogni tanto c'è da fermarsi e da studiacchiare, no? Però vedo che la cosa piace e la cosa mi inorgoglisce enormemente, perché siete delle persone in gamba, e secondo poi perché mi volete talmente bene, mi accettate per ciò che sono, così, con i miei pregi, i miei mille difetti, e la cosa mi stupisce, perché voi sapete bene che poi nella realtà della vita le situazioni molto spesso sono assai differenti, quindi siete la mia panacea per tutti i mali, grazie di cuore. Allora, se questo video vi è piaciuto, mi raccomando, un bel pollice in su, mi raccomando, condividetelo sulle vostre pagine Facebook e seguitemi sempre sulla mia di pagina Facebook, il link ve lo metto qua sotto insieme al link di Instagram e del blog, e seguite sempre me e Gabriele anche su Due Cuori Una Cappa, lì vi facciamo ingrassare alla grande, non è vero, in questo periodo faremo ricettine light nella primavera, promesso, 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 e faccio gli scongiuri contemporaneamente. Vabbè, non ci badate, noi ci vediamo presto al prossimo video. Da Ombretta ed Arte per Te è tutto, arrivederci. Ciao a tutti ed eccoci giunti al sorteggio dell'acqua brush. Non vi ho fatto aspettare tanto questa volta, ho appena eliminato i commenti extra tempo massimo, perché è giusto così, insomma ragazzi, io non metto tante regole, però quelle che metto è giusto che vengano rispettate, un po' per l'ordine, un po' per chi invece si è affannato. Rimuovo anche il mio di commento che è lo stop e televoto, quindi copio l'URL e sorteggio con Suadeo come sempre. Allora faccio un bel copia, vado su suadeo.ch, incollo un vincitore questa volta e incrociate le dita, gente, che il vincitore appare qui. Vediamo chi è, ed è Dragos Onisor. Dragos Onisor, hai vinto tu.
Non ti conosco, non mi pare di conoscerti, non abbiamo mai chattato, mi pare sulla pagina Facebook. Comunque, contattami sulla pagina Facebook, mandami un messaggio privato e l'acquabrush sarà tuo. Va bene? E allora, complimenti e voi non demordete perché al prossimo giveaway può darsi che la fortuna bacerà la vostra fronte. Ciao!